Credo che sia una fase fantastica, possiamo usare questo aggettivo impegnativo. Stiamo vivendo una crisi, che è la crisi pandemica, però al tempo stesso abbiamo oggi la consapevolezza che le risorse per poter uscire presto e bene da questa crisi sono risorse ingenti mai registrate prima di oggi. I quasi 250 miliardi che sarebbero previsti nell'ambito del Recovery Fund per il nostro paese, se saremo bravi poi ad accedere a queste risorse, faremo tutte le cose in regola per poter velocizzare e massimizzare l'utilità di tutto questo patrimonio, sono qualcosa di straordinario, veramente di unico. Allora sta a noi veramente avere una responsabilizzazione forte nel poter fare il nostro meglio. Il mondo delle imprese in questa fase e in questo contesto può essere fortemente beneficiato da questo ingente quantitativo di risorse. Sono tante le sfide. Le imprese oggi stanno facendo uno sforzo enorme per poter fronteggiare il Covid, sicuramente sono in qualche modo supportate, da soggetti istituzionali, anche se non allo stesso modo nei vari paesi, ma certamente oggi hanno un'occasione unica per poter velocizzare quel processo di modernizzazione che può renderle competitive e di successo nel corso del tempo. Uso una parola che è molto abusata, sicuramente una parola che oggi usiamo tante volte, a cui è opportuno prestare attenzione e che va riempita di significato. La parola è sostenibilità. Però la parola sostenibilità spesso viene usata con un'accezione molto orientata al tema dell'impatto ambientale, del cambiamento climatico, quindi a tematiche, diciamo, green. Io vorrei che noi estendessimo questo concetto in termini molto ampi. L'impresa deve essere sostenibile perché nel tempo ha un modello di business che è sostenibile a sua volta e quindi consente all'impresa di poter generare risultati che nel tempo le permettono di stare sul mercato senza mai trascurare gli interessi di tutti gli stakeholder dell'impresa. Qui oggi c'è questa grande attenzione agli stakeholder, che non sono soltanto gli azionisti, ma sono i soggetti che in qualche modo vivono con l'impresa, vivono nell'impresa e vivono per l'impresa, quindi chi sta intorno all'impresa, i dipendenti, ma anche i territori, le comunità di riferimento. Oggi c'è una grande attenzione al tema della sostenibilità che però va interpretato in questo ambito così ampio. Allora le risorse del Recovery Fund devono essere portate al servizio dell'innovazione e quando parliamo di innovazione parliamo anche di innovazione digitale, ma non solo di innovazione digitale. Parliamo proprio di innovazione anche organizzativa, innovazione nel modo di stare sul mercato, innovazione nel modello di business e quindi il modo in cui si sta sul mercato e si fanno i risultati. Il tema innovazione. Il secondo tema molto importante è quello proprio della capacità di prestare attenzione ai temi della sostenibilità. E qui magari enfatizzo un po' di più l'aspetto ambientale, di impatto ambientale, di coerenza con quelli che sono i temi del cambiamento climatico. Avete parlato di finanza, parlerete di finanza. Oggi la finanza è molto più attenta nel momento in cui alloca i capitali a come le imprese vivono questi temi. Perché sono temi che, se sono vissuti in modo virtuoso, certamente rappresentano un fattore di successo per il futuro, ma se sono vissuti in modo non corretto, possono rappresentare un fattore di rischio. E quando i finanziatori, sia banche che investitori, allocano i loro capitali, non vogliono portare nei propri bilanci o nei propri portafogli questo rischio. Quindi è un punto su cui oggi le imprese devono prestare una fortissima attenzione. Allora, l'accesso a queste risorse è un'occasione che non possiamo perdere se saremo responsabili e bravi nel convogliare le nostre richieste, accedere a queste risorse e soprattutto rendere esecutivi i progetti che attraverso queste risorse possono essere finanziati. Credo che da qui a qualche anno il nostro sistema, come anche il nostro Premier ha detto in modo molto chiaro, potrà essere migliore di come oggi è. L'ottimismo non è un valore soggettivo. È qualcosa che va in qualche modo accompagnata dai fatti, no? Dai numeri, dalle informazioni. Io credo che oggi una convergenza di un assetto istituzionale un po' più solido, una premiership sicuramente molto, molto importante e uno stanziamento di risorse così rilevante ci possano far pensare di poter essere ottimisti, però dipende da noi. Dipende da noi, nel senso che ognuno di noi, nell'ambito della propria attività, del proprio lavoro, della propria categoria di riferimento, deve fare in modo che tutto questo virtuosismo che oggi è potenziale sia realmente qualcosa che riusciamo a generare. Gli imprenditori sappiamo quanti sacrifici fanno, quanto sono impegnati per poter dare un futuro alla propria impresa.
E oggi c'è bisogno di fare un ulteriore salto di qualità rispetto a qualcosa di positivo che abbiamo fatto. Prima del Covid le imprese stavano recuperando molto bene, erano imprese che sicuramente avevano un posizionamento anche importante a livello internazionale. Il Covid ha un po' bloccato alcune cose, ne ha accelerate alcune, ne ha rallentate delle altre, però credo che gli imprenditori sapranno raccogliere questa sfida e l'occasione, come dicevo anche nella battuta precedente, è irripetibile. Dobbiamo essere consapevoli di questo. Non ci sarà un'altra occasione come questa, quindi cerchiamo di sfruttare al meglio. Io quando parlavo di tutte le categorie di riferimento, parlavo anche della categoria della formazione universitaria. Ognuno deve fare la sua parte. L'università, anche qui, ha un ruolo centrale. Uno dei principali fattori di competitività oggi è la capacità di formare e valorizzare il capitale umano. In questo l'università ha una responsabilità enorme, che per oggi vive di una situazione un po' particolare. La velocità con cui il mercato manifesta esigenze di nuove competenze deve essere coerente con la capacità delle stesse università di accelerare per poter far sì che queste competenze siano disponibili per il mercato. Penso ad esempio a tutto il tema delle tecnologie digitali o dei dati, dei data scientist, insomma tutte le tematiche associate all'innovazione digitale in cui il mercato ha bisogno e noi dobbiamo cercare di accelerare la nostra capacità di servire questo mercato senza mai trascurare un aspetto di cui oggi si parla moltissimo, l'integrazione di aspetti così scientifici, quindi tutti i dati, le tecnologie digitali, tutti gli aspetti associati alle discipline scientifiche, però con un senso etico e di capacità di sfruttare nel modo migliore queste tecnologie che rappresentano come connubio un fattore molto importante per il futuro. Credo che sia una fase fantastica, possiamo usare questo aggettivo impegnativo. Stiamo vivendo una crisi, che è la crisi pandemica, però al tempo stesso abbiamo oggi la consapevolezza che le risorse per poter uscire presto e bene da questa crisi sono risorse ingenti mai registrate prima di oggi. I quasi 250 miliardi che sarebbero previsti nell'ambito del Recovery Fund per il nostro paese, se saremo bravi poi ad accedere a queste risorse, faremo tutte le cose in regola per poter velocizzare e massimizzare l'utilità di tutto questo patrimonio. Sono qualcosa di straordinario, veramente di unico. Allora sta a noi veramente avere una responsabilizzazione forte nel poter fare il nostro meglio. Il mondo delle imprese in questa fase e in questo contesto può essere fortemente beneficiato da questo ingente quantitativo di risorse. Sono tante le sfide. Le imprese oggi stanno facendo uno sforzo enorme per poter fronteggiare il Covid, sicuramente sono in qualche modo supportate da soggetti istituzionali, anche se non allo stesso modo nei vari paesi, ma certamente oggi hanno un'occasione unica per poter velocizzare quel processo di modernizzazione che può renderle competitive e di successo nel corso del tempo. Uso una parola che è molto abusata, sicuramente una parola che oggi usiamo tante volte, a cui è opportuno prestare attenzione e che va riempita di significato. La parola è sostenibilità. Però la parola sostenibilità spesso viene usata con un'accezione molto orientata al tema dell'impatto ambientale, del cambiamento climatico, quindi a tematiche, diciamo, green. Io vorrei che noi estendessimo questo concetto in termini molto ampi. L'impresa deve essere sostenibile perché nel tempo ha un modello di business che è sostenibile a sua volta e quindi consente all'impresa di poter generare risultati che nel tempo le permettono di stare sul mercato senza mai trascurare gli interessi di tutti gli stakeholder dell'impresa. Qui oggi c'è questa grande attenzione agli stakeholder, che non sono soltanto gli azionisti, ma sono i soggetti che in qualche modo vivono con l'impresa, vivono nell'impresa e vivono per l'impresa, quindi chi sta intorno all'impresa, i dipendenti, ma anche i territori, le comunità di riferimento. Oggi c'è una grande attenzione al tema della sostenibilità che però va interpretato in questo ambito così ampio. Allora le risorse del Recovery Fund devono essere portate al servizio dell'innovazione e quando parliamo di innovazione parliamo anche di innovazione digitale, ma non solo di innovazione digitale. Parliamo proprio di innovazione anche organizzativa, innovazione nel modo di stare sul mercato, innovazione nel modello di business e quindi il modo in cui si sta sul mercato e si fanno i risultati. Il tema innovazione. Il secondo tema molto importante è quello proprio della
capacità di prestare attenzione ai temi della sostenibilità. E qui magari enfatizzo un po' di più l'aspetto ambientale, di impatto ambientale, di coerenza con quelli che sono i temi del cambiamento climatico. Avete parlato di finanza, parlerete di finanza. Oggi la finanza è molto più attenta nel momento in cui alloca i capitali a come le imprese vivono questi temi, perché sono temi che se sono vissuti in modo virtuoso certamente rappresentano un fattore di successo per il futuro, ma se sono vissuti in modo non corretto possono rappresentare un fattore di rischio e quando i finanziatori, sia banche che investitori, allocano i loro capitali, non vogliono portare nei propri bilanci o nei propri portafogli questo rischio. Quindi è un punto su cui oggi le imprese devono prestare una fortissima attenzione. Allora, l'accesso a queste risorse è un'occasione che non possiamo perdere se saremo responsabili e bravi nel convogliare le nostre richieste, accedere a queste risorse e soprattutto rendere esecutivi i progetti che attraverso queste risorse possono essere finanziati. Credo che da qui a qualche anno il nostro sistema, come anche il nostro Premier ha detto in modo molto chiaro, potrà essere migliore di come oggi è. L'ottimismo non è un valore soggettivo, è qualcosa che va in qualche modo accompagnata dai fatti, no? Dai numeri, dalle informazioni. Io credo che oggi una convergenza di un assetto istituzionale un po' più solido, una premiership sicuramente molto, molto importante e uno stanziamento di risorse così rilevante ci possano far pensare di poter essere ottimisti, però dipende da noi. Dipende da noi, nel senso che ognuno di noi, nell'ambito della propria attività, del proprio lavoro, della propria categoria di riferimento, deve fare in modo che tutto questo virtuosismo che oggi è potenziale sia realmente qualcosa che riusciamo a generare. Gli imprenditori sappiamo quanti sacrifici fanno, quanto sono impegnati per poter dare un futuro alla propria impresa. E oggi c'è bisogno di fare un ulteriore salto di qualità rispetto a qualcosa di positivo che abbiamo fatto. Prima del Covid le imprese stavano recuperando molto bene, erano imprese che sicuramente avevano un posizionamento anche importante a livello internazionale. Il Covid ha un po' bloccato alcune cose, ne ha accelerate alcune, ne ha rallentate delle altre, però credo che gli imprenditori sapranno raccogliere questa sfida e l'occasione, come dicevo anche nella battuta precedente, è irripetibile, dobbiamo essere consapevoli di questo. Non ci sarà un'altra occasione come questa, quindi cerchiamo di sfruttare al meglio. Io quando parlavo di tutte le categorie di riferimento, parlavo anche della categoria della formazione universitaria. Ognuno deve fare la sua parte. L'università, anche qui, ha un ruolo centrale. Uno dei principali fattori di competitività oggi è la capacità di formare e valorizzare il capitale umano. In questo l'università ha una responsabilità enorme, che però oggi vive di una situazione un po' particolare. La velocità con cui il mercato manifesta esigenze di nuove competenze deve essere coerente con la capacità delle stesse università di accelerare per poter far sì che queste competenze siano disponibili per il mercato. Penso ad esempio a tutto il tema delle tecnologie digitali o dei dati, dei data scientist, insomma tutte le tematiche associate all'innovazione digitale in cui il mercato ha bisogno e noi dobbiamo cercare di accelerare la nostra capacità di servire questo mercato senza mai trascurare un aspetto di cui oggi si parla moltissimo, l'integrazione di aspetti così scientifici, quindi tutti i dati, le tecnologie digitali, tutti gli aspetti associati alle discipline scientifiche, però con un senso etico e di capacità di sfruttare nel modo migliore queste tecnologie che rappresentano come connubio un fattore molto importante per il futuro.